Buongiorno, oggi parliamo di tutti i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. In primis dobbiamo dire che tutti gli accessi, tutte le ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività sono effettuate sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono salvo casi eccezionali urgenti e adeguatamente documentati durante l'orario ordinario di esercizio di attività e con modalità tale da evitare il minor turbativa possibile allo svolgimento delle attività. Per quanto successivamente è importantissimo che sappiate che quando viene iniziata la verifica il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e che dell'oggetto della verifica stessa. Inoltre è importantissimo che tali osservazioni, tali rilievi effettuati dal contribuente o dal professionista che eventualmente lo assista deve darsi conto nel processo verbale delle operazioni di verifica. Riguardo il tempo di permanenza, è importante sapere che gli operatori civili o militari che essi siano dell'amministrazione finanziaria possono rimanere presso la sede del contribuente per un termine non superiore ai 30 giorni lavorativi, ma che tale termine possa essere prorogato per ulteriori 30 giorni in caso di particolare complessità delle indagini. Cosa importantissima che tu contribuente devi ricordarti è che non sei solo, perché nel caso in cui vengano lesi i tuoi diritti nel caso in cui le verifiche non siano conformi alla legge, puoi rivolgerti al garante dei contribuenti. In conclusione, possiamo dire che nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, il contribuente può comunicare entro 60 giorni di tempo osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici. Inoltre, in questo periodo di tempo l'avviso di accertamento non può essere emanato, salvo casi ci sia particolare motivata e urgenza. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo video.